Benvenuti amici, quest'oggi ci troviamo con l'MB339 Alpha a parlare del suo sistema di navigazione. Saliamo a bordo, chiudiamo il tettuccio. Il sistema di navigazione dell'MB339 si chiama AHRS, significa Attitude Heading Reference System. È costituito da questo pannellino sulla plancia di destra. Andiamo ad attivare la batteria e il pannello stesso. Andiamo a gestirne la luminosità schiacciando Brightness con il meno. Dopo un test interno, ci presenta la prima pagina che è quella per l'allineamento. Possiamo scegliere di allineare utilizzando un waypoint manuale con le coordinate. In modo manuale oppure un waypoint di quelli del piano di volo, un aeroporto oppure utilizzando l'ultima posizione nota. Se noi schiacciamo accept, comincerà l'allineamento. Allineamento che richiede qualche paio di minuti, quindi ci vediamo tra poco. Eccoci qui ad allineamento completato. La prima cosa da notare è che abbiamo a disposizione tre pagine di dati: data 1, data 2, data 3. Data 3 abbiamo le coordinate della nostra posizione e la rotta vera attuale. In data 2 abbiamo i dati del waypoint di navigazione verso il quale stiamo volando, quindi steering point è qua il suo nome, nord-est, la nostra velocità vera. In data 1 abbiamo sempre del waypoint verso il quale stiamo volando, il tempo per arrivare, la rotta per giungere al punto e la distanza attuale tra noi e il punto. Abbiamo anche l'informazione che il GPS è ok. Qui in basso abbiamo i dati del vento in direzione ed in. La funzione primaria di questo pannellino è quello di gestire il nostro piano di volo. Andiamo in Flight Plan, vedete i tre punti di navigazione. In questo caso, poiché lo possiate visualizzare, i tre punti di navigazione, vediamo se riusciamo a visualizzarli. No, comunque sono uno qui, scusate, uno qui e il terzo sul nostro obiettivo. Quindi per cominciare a volare verso un punto di navigazione bisogna premere Steer, selezionare verso cosa vogliamo volare. Nella prima linea abbiamo User, quindi utilizzatore. Ciò che abbiamo creato noi possiamo aver creato dei waypoint e qui abbiamo quelli del piano di volo. Possiamo avere un target, un punto creato precisamente come obiettivo oppure una marca, un marcatore che noi abbiamo creato. Ne parleremo più tardi. Per il momento andiamo verso il primo dei tre waypoint di navigazione. A questo punto cominciamo ad avere i dati in data 1. La rotta per andare verso questo punto è 250 gradi, siamo a 21 miglia dal punto e il tempo per arrivare ora non ha senso perché siamo fermi al suolo. Un'altra cosa importante per navigare è attivare la funzione RNAV. Okay. Queste sono le sorgenti di navigazione per lo strumento HSI, Horizontal Situation Indicator. Quindi una volta che abbiamo detto al nostro strumento fare RNAV, quindi Area Navigation, navigazione d'area, lui andrà a prendere le informazioni direttamente dal nostro sistema di navigazione. Se noi schiacciamo VOR, andrà verso il VOR selezionato, TACAN verso il TACAN selezionato. Quindi RNAV, vedete che il nostro punto è in questa direzione, il waypoint 1, punto di navigazione 1 verso 245 circa, 21 miglia. Il course lo andiamo a impostare nella direzione di attacco, che so essere di 275, ok? L'avvicinamento verso l'obiettivo dovrà essere 275. La prua, possiamo mettere la prua pista per il decollo, questi sono dettagli poco rilevanti. Torniamo al nostro pannello di navigazione e andiamo a vedere le altre funzioni. Non c'è molto da dire, partiamo da Mark.
Mark crea un punto laddove noi ci troviamo al momento. Se io adesso creo il Mark, lo va a creare qui dove mi trovo in questo momento. Queste sono le mie coordinate attuali. Se schiaccio Store, creeremo il Mark 0, M0. Andiamo a farlo. Se noi adesso andiamo su Steer, User, Mark, vedete che c'è Mark 0. Se io lo vado a selezionare, vedete che la distanza tra me e il punto creato è di 0 miglia, perché è esattamente dove siamo noi. Torniamo nella navigazione normale verso Waypoint 1. Mode, l'unica cosa che ci interessa qui è status. Andate a vedere che Attitude Heading Reference è Go e GPS è Go. E questa è la data e l'ora. E la mappa su cui stiamo volando. E steer, a parte poter volare verso un waypoint, possiamo volare verso un target e un mark come vi ho fatto vedere. Possiamo anche dare come punto di navigazione un VOR, un TAC, un NDB. Vedete, ci sono tutte le radioassistenze del database nel database per questa mappa. Possiamo andare verso un aeroporto. Se noi scegliamo Senaki, ci dirà che Senaki si trova su rotta 017 a 20.4 miglia. E poi Intercept, che francamente non so cosa sia. Quindi torniamo su Steer, User, Waypoint, Waypoint 1, così la navigazione è pronta. Set ci consente di creare noi o cancellare un waypoint, un target e andare a inserirlo nel piano di volo. Quindi andiamo a creare ora un waypoint e aggiungiamolo come waypoint 4 al nostro piano. Potrei mettere come waypoint 0, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, però per logica vado a crearlo su waypoint 4, visto che abbiamo già tre waypoint precedenti. Quindi verrà creato come waypoint 4. Ora andiamo a inserire le coordinate, coordinate nord, quindi schiaccio qui a fianco a nord e si attiva il prompt dei comandi 420163, 420163. Est, ricordatevi di mettere uno 0 perché le coordinate est ove possono essere fino a 180 gradi, mentre nord-sud può essere solo 90, quindi ci vuole uno 0, 42, 19, 34. Questo è il nostro waypoint 4. A quel punto facciamo store. Abbiamo creato il waypoint. Andiamo sotto flight plan. Vedete che flight plan ha tre waypoint. Il quarto è vuoto. Andiamo a dire: voglio aggiungere un waypoint al punto 4. User, waypoint, waypoint 4. A questo punto abbiamo aggiunto nello slot numero 4 del nostro piano di volo il waypoint creato da noi, che abbiamo chiamato Waypoint 4. Okay. Sul sistema di navigazione non c'è altro da dire. Andiamo ora a fare un esercizio. Quindi ipotizziamo di aver ricevuto ordine di fare una missione strike, un attacco ad un accampamento nemico che si trova a determinate coordinate. Ci è stato dato quindi il piano di volo con punto 1 navigazione, punto 2 navigazione, punto 3 attacco. Quindi adesso andrò ad avviare l'aeroplano, ci vediamo tra poco, pronti al decollo. Eccoci qui in prossimità della pista di decollo, mettiamo il flap a 1, aerofreni retratti, destra libero, sinistra libero, diamo un'occhiata alla manica vento. Siamo d'inverno, la temperatura è vicino allo zero. Andiamo ad attivare il riscaldamento al tubo di Pitot e il defog del vetro anteriore, luce di atterraggio, via i freni, anzi teniamo frenato, andiamo a portare il motore all'80%. Tutto in arco verde, impianto idraulico, olio, pressione dell'olio 80%, via i freni, tutto motore, via lo sterzo. Velocità attiva oltre 100 nodi.
Andiamo a ruotare l'aeroplano. Ratio positivo sul carrello. Qui flap. Flap retratti. Andiamo ad accelerare e a salire a 3000 piedi. Riduco leggermente il motore. Fermo l'aeroplano. Vedete che c'è foschia, quindi non sarebbe possibile effettuare la nostra missione se non avessimo un sistema di navigazione. 18 miglia al punto, che è esattamente di fronte a noi. Tolgo la marcatore, vedete qua il puntatore. Siamo attualmente a 2000 piedi, salita. Possiamo cominciare con lo spegnere le luci esterne, perché chiaramente non è salutare fare un attacco al suolo con le luci esterne accese. Off, off. Stiamo arrivando ai 3000 piedi, speriamoci a livellare. Okay, abbiamo livellato a 3000 piedi. Andiamo ad armare l'aeroplano. Master Arm e come detonatore utilizzeremo Nose Tail. Quindi ora i nostri ordigni sono armati. Abbiamo 14 miglia al waypoint di navigazione numero 1. Andiamo ad armare le due stazioni centrali, anzi potremmo anche fare opposto, prima le esterne, poi le interne e poi quelle più interne di tutte. Facciamo così, dall'esterno verso l'interno. Ok, siamo pronti all'attacco, quindi luci esterne spente. Sistema d'arma settato. Una cosa che ho notato, possiamo fare è spegnere la luce di navigazione di atterraggio sicuramente. Off. Ok, per ridurre i tempi del video possiamo andare direttamente al waypoint, anzi facciamo prima che andiamo al waypoint di navigazione 2 direttamente. Quindi, here, user waypoint 2. E adesso abbiamo la navigazione verso il waypoint 2. Frattempo Master Caution, quasi sicuramente si tratta di ghiaccio. Andiamo a spegnere il Master Caution. E ad attivare l'antighiaccio al motore. Ok, e adesso andiamo direttamente al waypoint 3. Here. User Waypoint 3. Questo è il nostro target. Andiamo ad allinearci per l'attacco.
29 miglia al punto. Ecco che la radiale è attiva. Course Aviation Indicator. Andiamo a stabilizzarci sulla rotta. Vedete che la visibilità è pressoché nulla. Sarebbe quindi proprio possibile effettuare questo attacco senza sistema di navigazione. Sempre un'occhiata ai parametri motore. RPM, temperatura di gas di scarico, rotazione della turbina, temperatura di gas di scarico, flusso del carburante, pressione dell'olio e impianto idraulico. Carico dei generatori, altitudine cabina. E siamo ora in rotta. Venti miglia all'obiettivo. Cominciamo a portarci a 1000 piedi. Ecco la costa. Andiamo a 1000 piedi. Stiamo passando i 2000 per i 1000. E 5. E 10 miglia all'obiettivo. Piedi, perfettamente in rotta. Dobbiamo accostare un po' a sinistra, 6 miglia all'obiettivo. Cominciamo a scendere, 4 miglia. Diamo più precisione da qui in poi. Tutto motore, 2 miglia. Pronti a sganciare, 1 miglio. Ecco il nostro obiettivo. Colpiti. Gancio, gancio, gancio.
Abbiamo colpito i nostri obiettivi. Dobbiamo fare ora rientro alla base. Andiamo a disarmare l'aeroplano. Ora ICE. Sistema è ancora operativo. Andiamo a navigare verso il waypoint 4. È Egress, che è di fronte a noi, 7 miglia. Andiamo a salire di nuovo a 3000 piedi. A piedi li abbiamo già passati. Andiamoci qui. Nel frattempo andiamo a riaccendere le luci esterne. Spostiamo la navigazione per l'atterraggio, la pista è la 25 a Cobuleti. Course. Un miglio al punto. Ora andiamo verso Cobuleti. Quindi Steer, Airport, Cobuleti. Siamo a 20 miglia da Cobuleti, 3000 piedi. Aereo disarmato, luci accese. Quantità carburante sufficiente. Anti-ice on. A 10 miglia cominceremo la nostra discesa e anche a ridurre la nostra velocità. Chiaramente il volo in sé non fa parte della spiegazione del sistema di navigazione, ma era tanto per darvi un esempio. Ora procediamo all'atterraggio. Vale sempre la pena di ripassare un po' di navigazione. Siamo a 3000 piedi, a 10 miglia, saremo su un sentiero di 3 gradi. Minimo. Dobbiamo cominciare a scendere. 100 piedi, 5-700 piedi al minuto.
9x3, 7, siamo giusti sul sentiero. Mettere i flap a 1. Miglia, andiamo ad abbassare il carrello. Miglia. Dovremmo vedere la pista di fronte a noi. Ancora. Sul sentiero perfettamente. Quattro miglia, 1200 piedi, perfetti. Andiamo full flap. Miglia, ora niente. Quando vedremo la pista, non si sa. Figlio. Ecco la pista. Dobbiamo continuare a vista. Quindi, carrello giù tre verdi, flap full. Luce di atterraggio accesa, light. Down. Ring.
e siamo atterrati. Andiamo a ritrarre i flap. E a rollare al nostro parcheggio. Bene, questo conclude il tutorial sul Attitude Heading Reference System, sistema di navigazione per l'MB339 e una sua applicazione. Se avete commenti potete scriverli qui sotto, se vi è piaciuto il video potete mettere un like e iscrivervi al canale se vi interessa questo genere di contenuti. A parte questo, auguro a tutti una buona giornata e alla prossima. Ciao ciao!